posti di fronte alla morte, in particolare quando essa riguarda persone che ci sono care, e tale è stato per tutti noi l'amato Cardinale Silvano, siamo invitati a dare una risposta al mistero della vita e del suo significato. La parola che abbiamo ascoltato dal Libro della Sapienza ci viene in aiuto, come dice lo stesso testo, ci fa comprendere la verità oltre l'oscurità che sta di fronte agli occhi degli stolti. Essa ci invita a proiettare infatti la vita dell'uomo nel mistero stesso di Dio, come dice alla conclusione, nella sua grazia e misericordia. Solo pensandoci come collocati da sempre e per sempre nelle mani di Dio, possiamo darci ragioni delle vicende di una vita, quella nostra così spesso toccata dalla sofferenza, sempre costretta a misurarsi con la presenza del male nel mondo, sfidata dalla morte. Solo la certezza di un Dio che ama con amore fedele, a cui ci è chiesto di rispondere fedeli nell'amore per poter rimanere per sempre presso di Lui, ancora il testo del Libro della Sapienza, solo questa certezza è fonte nel nostro cuore di una speranza indefettibile che ci apre a un futuro di condivisione del suo regno e di rivelazione dello splendore di una vita destinata all'eternità. Questa fede che la parola di Dio ha proclamato per noi, invitandoci a portare il nostro sguardo oltre la morte, a contrastare il pensiero umano che nella morte vede solo una sciagura, una rovina, per riconoscere invece in essa un passaggio che ci conduce, ancora parola di Dio, nella pace, là dove finalmente si svela il senso della storia e i giusti partecipano del regno di Dio sulla sua creazione. Questa fede l'abbiamo riconosciuta nella testimonianza che il Vescovo Silvano ci ha consegnato con la sua vita, ogni giorno della sua esistenza tra noi, e questa fede ha espresso nelle parole che aprono il suo testamento spirituale, dettato appena giusto un mese fa. Scrive: sono in dirittura di arrivo e tutta la mia vita è rivolta verso il Signore, il quale ha riempito la mia esistenza. Lui solo è stato la luce dei miei giorni, Lui solo non ha abbandonato mai per un istante il mio cammino nel tempo. Il Signore ha talmente accompagnato ogni mio passo che non mi sono mai sentito solo, ed è proprio Gesù che ora mi apre le braccia. Posso dire che passo dopo passo Lui è stato al mio fianco e ha riempito la mia mente, il mio cuore, tutto di me. Attraverso di Lui ho sentito di essere fratello di tutti gli uomini, particolarmente dei poveri, dei malati e delle persone sole e abbandonate. Così ha scritto. Una vita dunque per il Signore, quella del nostro fratello Silvano, e quindi orientata da sempre all'incontro con Lui, una vita che proprio perché per il Signore è stata una vita con e per i fratelli. Questa lezione di fede, in cui quanto è stato proclamato dalla parola di Dio si incrocia con la testimonianza di vita e di parole che ci ha lasciato il Vescovo Silvano, è quanto siamo chiamati ad accogliere
come un dono di grazia e un insegnamento ultimo del nostro amato cardinale. Il testo della lettera ai Romani, la seconda lettura, ci aiuta a penetrare ancor più profondamente in questa visione della vita umana nella fede, indicandoci la persona di Gesù e il suo mistero di morte e risurrezione come il fondamento, anzitutto, della proiezione eterna della nostra esistenza e poi il riferimento, il contesto, il legame con cui la nostra esistenza trova la sua pienezza, il suo compimento. Tutta la nostra vita è del Signore e deve essere nel Signore e per il Signore. Abbiamo ascoltato: se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. La comunione eterna con il Padre non è qualcosa a cui l'uomo può aspirare per se stesso, pur essendo l'aspirazione all'assoluto nel desiderio del suo cuore. Essa, questa comunione, è un dono che ci viene dall'incontro con Gesù, il Figlio suo, e dal nostro riconoscimento di Lui nella fede, dalla confessione di Lui come Signore nostro. E quindi da una vita che si realizza come rendimento di gloria a Dio, una vita che è gloria a Dio. Mi soccorrono ancora le parole del nostro cardinale Silvano, questa volta tratte da una precedente scrittura delle sue ultime volontà, scritto 3 testamenti, il primo alla vigilia della sua ordinazione episcopale, il secondo durante la giornata mondiale della gioventù del 1997 all'ombra, egli dice, di Notre Dame a Parigi, e poi l'ultimo che ho detto un mese fa. Ecco, in quello del 1997 leggiamo queste parole: l'immagine del Signore Gesù crocifisso vorrei fosse stampata a fuoco nella mia vita. Egli mi ha cercato, mi ha fatto innamorare di sé, mi ha unito a se stesso con il dono dello Spirito Santo, specialmente nei sacramenti della fede. Nonostante le mie opacità e le mie deformazioni, ha custodito in me il dono della sua presenza. Davvero, il suo amore è più grande del nostro stesso cuore. Chiedo che Lui, il Signore, occupi tutto lo spazio della mia povera vita, perché sia vero per me quanto confessava di sé l'Apostolo Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Approdiamo così alla pagina evangelica. La contemplazione del crocifisso ci porta al testo del Vangelo di Luca, che ci mostra la ragione per cui possiamo e dobbiamo con fiducia consegnare la nostra vita a Cristo, fino a lasciarci assimilare a Lui. Cristo vive in me. Perché? Perché Egli per primo si è assimilato in tutto a noi, condividendo la nostra condizione di creature fino in fondo, fino alla morte. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, dice Gesù dalla croce. La consegna che gli fa al Padre di sé è l'ultimo atto di quell'obbedienza che è stata tutta la sua vita, con cui, consegnandosi alla volontà del Padre, si è ogni giorno consegnato a noi, all'umanità e alla sua salvezza. Sappiamo come queste parole, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, come le altre di Gesù sulla croce, il cardinale Silvano le abbia volute avere avanti a sé negli ultimi giorni della sua vita. Le ha fatte scrivere e le contemplava dal suo letto di sofferenza, per ripeterle, per condividerle, per condividere la volontà del Signore
nell'offrirsi al Padre e nel Padre offrirsi ai fratelli. Proprio perché Gesù non trattiene per sé la propria vita, ma la consegna al Padre, questa vita non si consuma, ma si ritrova trasformata nella risurrezione. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Le parole rivolte alle donne al sepolcro sono la rivelazione che il Dio della vita non ha lasciato il proprio figlio nelle tenebre della morte, ma ha continuato a tenerlo nel suo amore per sempre. È la promessa fatta anche a tutti coloro che credono in Gesù e ne condividono l'offerta di sé per il mondo. È la fede che sorregge i nostri cuori anche in questo momento, mentre consegniamo le spoglie mortali del nostro caro cardinale Silvano al sepolcro, riaffermiamo nella fede che da quel sepolcro risorgerà per la vita eterna. Io sono nato povero e sono rimasto povero, e quindi non ho nulla da lasciare, ho da lasciare soltanto amore, l'amore con cui ho cercato di incontrare gli altri. E ora che sono ai momenti ultimi della mia vita, intendo fare, mettendo tutto nelle mani di Dio, il dono di me al Signore. È un dono rinnovato e sento che il Signore sta per accoglierlo. Ora che sono in dirittura di arrivo, però non mi volto indietro, se non per ringraziare, e corro verso il Signore per lasciarmi abbracciare totalmente da Lui. Sono queste ancora parole del testamento del cardinale. Esprimono la sua condivisione della vita di Gesù come offerta di sé, fondano quindi la sua speranza di condividerne la risurrezione per lasciarmi abbracciare totalmente da Lui. E finisco lasciando ancora parlare Lui, con parole queste tratte dal primo scritto testamentario, quello, come vi ho detto, del 1982, alla vigilia della sua ordinazione episcopale. Fra poco Dio asciugherà ogni lacrima dai miei occhi e la morte non ci sarà più, né lutto, né grido, né pena esisteranno più. Fra poco non ci sarà notte, né ci sarà più bisogno di lampada, né di luce di sole. Dio sarà la mia luce per sempre. L'ultimo mio sospiro delle labbra e del cuore sia l'invocazione dello Spirito e della Sposa. Vieni, Signore Gesù. Amen. Alleluia.